la nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta in provincia di Campobasso, in località Cerreto di Castropignano, dove si festeggia Santa Chiara. Nella chiesa, nella nuovissima chiesa sorta da qualche anno, oggi si inaugurano due nuove statue, quella di San Francesco e la statua del Cristo Risorto. Ma addentriamoci in questa puntata per scoprire tutti i personaggi e che cosa succede qui in questa località. Nella vita Scalpellino di Oratino, qui siamo nella chiesa di Santa Chiara, alle nostre spalle un'opera realizzata da lei, il Cristo Risorto. Perché quest'opera è regalata a questa chiesa? Dunque, questa qua è stata una volontà di Don Franco, un parroco che ora non c'è più, che fu stabilito all'epoca diversi anni fa, nel 2001 penso. Il fatto di realizzare l'altare del tabernacolo, per cui in un primo momento è stato fatto l'altare questo basso e in un secondo momento poi si è deciso di fare la figura del Cristo Risorto, in quanto in questa chiesa qua era una figura che mancava. Una chiesa nuova, si vede, anche queste opere sono nuove. Come ha risposto lei? Comunque è un'opera importante per questa chiesa, il suo lavoro per regalare appunto un'opera alla chiesa di Santa Chiara? Beh, sicuramente voglio dire, un'opera in marmo, una scultura a tutto tondo, realizzata anche con uno spirito un po', diciamo, rivisto nel periodo del Settecento, con le due teste di angeli che praticamente stanno ai lati dell'altare, questo arco che simboleggia un po' il sepolcro e l'uscita dal sepolcro del Cristo, questa è l'idea. L'altare rappresenta tutto l'altare e il tabernacolo, per cui voglio dire è la casa del Signore, è il luogo più importante della chiesa. Quando uno entra è la prima cosa che dovrebbe incontrare in qualsiasi chiesa che visita, insomma, la casa del nostro Signore. L'opera è importante, per me voglio dire è un altro pezzettino della mia esperienza lavorativa che mi ha dato soddisfazione realizzarle e penso che la comunità qua di Santa Chiara sia molto contenta di questa ulteriore opera messa a disposizione di tutti e come arredo nella chiesa, insomma. Un'opera importante, quanto tempo ci è voluto per realizzarla? Allora, diciamo che dai bozzetti fino alla realizzazione del lavoro abbiamo impiegato quasi un 9 mesi e mezzo. 9 mesi e mezzo che resteranno qui a lungo in questa chiesa per essere visti da tutti. Sì, questa qua è la speranza, è un'opera che rimane, un'opera che non ha nessun problema, non si deteriora nel tempo, è di marmo, rimarrà per i secoli. Eccellenza, oggi qui nella chiesa di Santa Chiara l'inaugurazione di due importanti statue, quella di San Francesco e del Cristo Risorto, la chiesa che ha in sé ancora altre due statue importanti. Sono sempre dei segni che richiamano la ricchezza della fede. Qui sul piazzale, guardando San Francesco, le persone che passeranno avranno un momento di richiamo al Signore, al Creatore. Abbiamo ascoltato anche il cantico delle creature. San Francesco ha amato moltissimo il creato e ha amato moltissimo i fratelli e si è speso per tutta quanta la sua vita per portare i fratelli a Cristo, e anche attraverso questa presenza della statua lui sicuramente richiamerà tanti fratelli ad elevare lo sguardo al Signore e ad accoglierlo con gioia nella vita. Poi l'altra statua del Cristo Risorto, è il centro della nostra fede. Il centro della nostra fede è Cristo morto e risorto. Il risorto che è sul tabernacolo, per dire anche la presenza reale di Cristo che è nell'Eucaristia, che viene conservato nel tabernacolo ed è anche il luogo dove lui attende i suoi per incoraggiarli per il bene della vita. Eccellenza, due statue di San Francesco giovane, il Cristo è morto a 33 anni, tanti giovani qui presenti in questa comunità, un monito importante per i giovani, un richiamo alla fede. Per i giovani è molto importante il richiamo alla fede, perché devono ricostruire nella loro vita i valori veri, i valori grandi, i valori che vengono solo dal Signore, valori che vengono offerti a noi poi in modo concreto
vissuto dai santi. Ora i giovani hanno queste due opportunità: elevare lo sguardo a Cristo risorto e nello stesso tempo prendere esempio da Francesco nel modo come si può vivere la vita con gioia, diffondendo il bene intorno a sé. Giovanni Ceppacerqua di Castropignano, uno dei fondatori di questa bellissima chiesa di Santa Chiara. Come è nata questo progetto? Sì, questo è un progetto che è nato nel 2011, siamo 3-4 persone che ci siamo date da fare proprio col parroco che stava precedentemente, poverino, è morto. E siamo tanto scontenti perché lui era uno che ci teneva a noi. Anzi, quando veniva qua ci diceva sempre, dice, voi siete la mia forza. E era contentissimo perché noi ci davamo da fare veramente, assai, perché abbiamo creato una chiesa e poi stiamo terminando tutti questi lavori intorno, abbiamo portato la statua di San Francesco e penso che la gente è contenta perché veramente... Un grande lavoro, si vede lei anche emozionato per questo. Emozionato e stanchissimo perché sono 10 giorni che neanche la notte riesco a dormire. Però poi i risultati compensano la stanchezza. Sì, è vero, sì. Questa è la verità. Domenico Sepe è uno scultore, un artista napoletano a Campobasso per realizzare una statua, qui alle nostre spalle, San Francesco. Non è la prima statua, è la terza. Perché San Francesco, perché Sepe lavora in Molise per i molisani? Allora, innanzitutto è la terza scultura che io faccio su questo territorio. Tutto è cominciato da Colle d'Anchise perché ho fatto questo intervento di un padre pio in estasi, in ginocchio, e da lì è partita questa mia passione nel venire in Molise, principalmente su questo territorio. Quindi ci sono venuto in vacanza, ho frequentato persone e queste mie frequentazioni e anche, diciamo, tra virgolette, le mie competenze poi sono rimaste in questo territorio. Quindi ho fatto la seconda opera di francescana, quindi di padre pio, dedicata appunto al santo a Castropignano, presso l'Hotel Palma, e quindi oggi la scultura dedicata a San Francesco, che è uno dei miei santi, come dire, tra virgolette, preferiti, quindi è stato grande ed emozionante. Come ha detto lei, si sente anche ispirato da San Francesco, tutti i giovani dovrebbero seguirlo, perché? Perché San Francesco era giovane, è un santo giovanissimo, e i valori che lui ha trasmesso al prossimo dovrebbero essere veramente un monito per i giovani, perché con quello spirito veramente si può fare tanto, quindi ogni giovane dovrebbe averlo come modello. Questa è una statua di oltre 3 metri, quanto tempo ci è venuto per lavorarla e come è lavorata? Allora, i tempi di lavorazione sono di circa 4 mesi, e di cui 2 mesi dedicati al modellato, quindi il modellato in argilla, e altri 2 mesi per la fusione. Infatti la scultura è stata fusa a cera persa, come facevano gli antichi greci. Come è nata la passione per la scultura? Lei è giovane, si può dare anche un monito ai giovani che ci ascoltano, dei vecchi mestieri. Sì. Vabbè, diciamo che è nata perché io ero bambino, quindi amavo giocare con la plastilina, con la creta, con il legno, e quindi con il tempo è cresciuta sempre di più questa passione di creare, di modellare principalmente. E niente, quindi io credo che tutte le passioni vanno coltivate. Io ho avuto questa fortuna di avere anche dei maestri nel tempo e quindi ho potuto, come dire, trasformare la mia passione in un vero e proprio lavoro, anzi nella mia professione. Carmelo Petti, siamo in contrada Laccone, ai piedi di Castropignano. Alle nostre spalle la chiesa, la bellissima chiesa nuova di Santa Chiara, nata una decina d'anni fa da una sua idea con degli amici. Perché? Come? E ora vi spiego. Questo è venuto da un pellegrinaggio che Don Franco aveva iniziato con la Madonnina di Lourdes, e oltre a portarla in paese ha voluto presentare pure nelle borgate. Ci voleva un posto qua dove appoggiarla, è stata appoggiata nei pressi della mia officina, cioè un locale. E si è cominciato a dire la messa, una volta l'anno qua, poi altre borgate pure. Facciamo una bella chiesetta, ci vorrebbe. E abbiamo fatto le riunioni, tante riunioni. Però ognuno la voleva qua, ma il terreno qua vale, nessuno poteva offrire il terreno, anche a pagamento, no, lasciamo perdere. A questo punto ho saputo, ho scoperto dopo tanti anni, che il comune c'aveva 200 metri da qua, un pezzo di terreno comunale che aveva da anni, non è fatto bene niente. Allora ho chiesto al sindaco, ci darebbe quel terreno, ci facciamo la chiesa? Dice, perché no? Sì, a posto. Allora
il Don Franco, il parco era d'accordo, la gestione mi chiama il sindaco, certo che mi dispiace, noi stiamo facendo una variante di piano regolatore, per cui quel posto diventa zona industriale, quando gli porterà il progetto della chiesa se lo devo bocciare, perché non si può fare questa chiesa. Cioè, però se trovi un posto idoneo dove si può costruire la chiesa, io vi faccio il cambio, pure che sono 1000 metri, tagliatori, 2500 varietà. Allora, mi sono preso la pianta, ho visto tutta questa piazza qua, tutto comunale, qua c'è un vecchio mulino, questa è la strada che andava prima verso il tratturo, è stata chiusa la bifera, mi è rimasta cieca. E il caspita, qua con 800 metri, se il comune ci da dare un altro poco del terreno comunale, fa il cambio con quello, e se sono riuscito ad avere questo. Quanto tempo più o meno ci è voluto per costruire questa chiesa? Meno di 2 anni. Con un risultato bello, si vede anche agli occhi, e chi ci ha lavorato è soddisfatto. Questa è stata, mi è stata consegnata la chiave con il solo il torachino dentro, quindi grezza così. L'abbiamo pitturata io con i miei figli, mio genero, mio cognato, tutti quanti, ho fatto la pittura intera. Poi, vabbè, il comune, pure il popolo ha dato qualcosa, è parecchio pure che i banchi, magari ognuno si è comprato il suo. Io ho offerto il Cristo che sta adesso sull'abside, quella croce quando si è fatto lo sbancamento qua, c'era un albero di pere, me lo sono fatto mettere da parte, l'ho fatto stagionare e ci ho fatto la croce, dove poi c'è stata fatta la statua, la pittura insomma, e ci stiamo prodigando ancora perché è come le darle, veramente abbiamo avuto pure un finanziamento. E per questa puntata di Viaggio in Molise è tutto dalla chiesa di Santa Chiara. Vi salutiamo e vi aspettiamo con il prossimo nostro viaggio e vi ricordiamo di seguire tutti gli appuntamenti anche sul sito internet www.telemolise.com e sulla pagina Facebook.